Ciao a tutti e bentornati in una nuova vita di storia. Oggi siamo qui con un elegantissimo Jonathan, mamma mia che figurino. Grazie, grazie, ciao a tutti. E oggi vogliamo affrontare un argomento che è sia una pinta di storia che un argomento di attualità, o meglio, che riguarda in parte l'attualità. Sentiamo sempre più spesso parlare dell'importanza della gestione dei rifiuti, delle difficoltà che questo comporta, dello scarsa attenzione sia privata che pubblica alla raccolta differenziata, al riciclo, insomma, a gestire al meglio i rifiuti. Però questa non è stata una tematica comparsa all'improvviso, no? No, assolutamente. Infatti nelle varie epoche storiche si è sempre, diciamo, tentato di risolvere questo grave problema. E direi che oggi parliamo di una persona, di un periodo storico soltanto, però. Sì, parliamo del Medioevo. Del Medioevo. Per cui, salute! Oh, allora, raccontaci un po' com'è che funzionava nel Medioevo. Cioè, il Medioevo ce lo immaginiamo un'età sporca, buia, con tutti questi problemi. Sappiamo che non è vero, però insomma, questo è il messaggio che passa. Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, dello sporco, del decoro delle città, qual era la situazione? Da questo punto di vista l'immagine, diciamo, negativa del Medioevo, ahimè, è un po' vera. Cioè, nel senso che innanzitutto nelle case erano piccole arche di Noè, se vogliamo. Gli uomini vivevano con gli animali, galline, mucche, cavalli, di tutto di più c'erano. Beh, insomma, cavalli vuol dire che eri già abbastanza elevato, sì, come rango sociale. Beh, sì, in realtà dobbiamo però considerare che per quanto questo sia una cosa che al giorno d'oggi ci fa abbastanza ribrezzo, non è una cosa che poi si è persa subito, che ne so, col Rinascimento. Certo. Cioè, nelle zone rurali d'Italia, fino a 40 anni fa queste situazioni si... 40 anni magari no, però 60 sicuramente sì, c'erano dei paesi in cui ancora si condividevano alcune stanze con gli animali. Uno dei motivi per il quale appunto le epidemie erano costanti nel Medioevo, ma non solo, come appunto nell'età moderna, è dovuto anche alla questione di questa convivenza tra l'uomo e gli animali, perché c'era... portava quindi anche, diciamo, a vivere con i ratti, grandi portatori. E con i parassiti in generale, diciamo. Sì, per quanto riguarda appunto le prime forme di netterzo urbana, li avremo però solamente nel 500, casi sono i primi, le fonti ci dicono che i primi casi sono in Lombardia, in Avazzari, che sono i primi netturbini che abbiamo come corpo. Dal punto di vista, diciamo, comunale, insomma. Dal punto di vista, sì, comunale. Perché per il resto, invece, la pulizia era lasciata, diciamo, a regolamentazione, diciamo, cittadina, ma a iniziativa privata, sostanzialmente. Sì, la frase per eccellenza è chi sporca pulisce. Quindi non c'era il pubblico e il privato. Semmai gli statuti comunali andavano, parlando appunto di Medioevo, andavano a sanzionare chi sporcava, anche se tra il dire e il fare... Vabbè, come tutte le leggi, poi bisognava applicarle, però c'era quantomeno un'idea di fondo di sanzionare chi si comportava in maniera lesiva della comunità, no? Mi viene in mente il caso di Bologna, ad esempio, che cercava di garantire la pulizia dei vari canali delle acque per evitare le alluvioni non proprio salubri che si sarebbero verificate in caso di occlusione degli stessi per via di rifiuti e materiale vario, sì, no? Calcola che comunque il principio di base è quello di rendere la viabilità il più, diciamo, accessibile sia per le merci che per gli uomini. Sulla questione delle acque è un po' più complicata la cosa. In realtà erano vere e proprie fogne a ciel sereno, diciamo. E quindi mi viene in mente, ad esempio, le parole che dice Bombesin della Riva quando elogia le acque di Milano. In realtà non è proprio così. Bombesin della Riva che ci ricorda che nelle acque di Milano si pescavano i gamberi di fiume. Ora, dato quello che abbiamo appena detto, chissà che sapore. Ma parliamo anche, cioè, i rifiuti non sono solo rifiuti fognari, sono anche rifiuti
insomma, un po' più, come dire, della produzione, che ne so, pezzi di ceramiche, piatti, scarti di lavorazione, ecco, che fine fa tutta questa... Allora, di regola nelle città medievali vi era il butto, che era un pozzo dove vicino... a finestre di cucine o comunque della stanza, dell'unica stanza che avevano, diciamo, gli abitanti. Allora, il butto è sostanzialmente, mi stai dicendo, un buco che è stato riempito di scarti, sì. E che poi è stato chiuso una volta riempito, sostanzialmente. Sì, o con lastre di pietra oppure con della legna, copriva per evitare sia odori o anche parassiti. Poi veniva di solito cosparsa della cenere per eliminare i vari rifiuti una volta... Ah, insomma, il trattamento a calce viva sostanzialmente. Sì, sì. Quindi non solo cenere, anche calce. Certo, sì, sì, sì. Questi butti in realtà si sono rivelati importantissimi perché sono diventati una delle fonti principali sulla vita quotidiana del Medioevo per l'archeologia, perché scavando e scendendo pian piano in quelli che sono gli vari strati che si creano, sappiamo, riusciamo a ricostruire differenti periodi di quella che è la vita di una città. Sì. Spesso ovviamente non parliamo di butti magari un po' più piccoli, ma pensate a quello che si può trovare nel butto di un intero castello, ad esempio. Sono moltissimi i casi in cui si riesce a ricostruire tantissimo della vita di corte e anche no tramite queste fonti. Sì. C'è da dire anche che la regola generale non era proprio con il butto, cioè di solito buttavano direttamente in strada i vari... Insomma, di buttare si buttava, bisogna capire dove. Sì, infatti abbiamo anche negli statuti comunali delle sanzioni per chi buttava durante il giorno i rifiuti. Oppure doveva... Quindi bisogna farlo ma di nascosto, di sera, quando nessuno vi guarda. Sì, esattamente. Oppure... In realtà penso che serva ad evitare di farli ricevere in testa qualche malcalpitato che si trova a camminare per infatti, strada. Ci sono dei casi in cui si dice anche che bisognava dire determinate frasi, determinati richiami. Sì, bisogna avvisare, buon senso. Anche se tutto ciò si poteva evitare durante le piogge, una giornata piovosa. Sei già coperto per i fatti tuoi, chi se ne frega se è acqua o altro, va bene, mi sembra giusto. A proposito di acqua, sì. Noi abbiamo fatto un esempio per l'Italia del Nord, abbiamo detto di Bonvesin della Riva, ma abbiamo anche di Bologna, ma abbiamo degli esempi anche per il Sud Italia. Sì, infatti la gestione delle acque sarà un attimo, l'inquinamento ad essa collegata sarà comunque gestita da Federico II. Tanto perché c'è qualcosa che quest'uomo non ha fatto nella sua vita, va bene, andiamo. Che nella costruzione di Melfi imporrà appunto alle... alle comunità urbane. Alle comunità urbane di scaricare i rifiuti nelle zone periferiche della città. E ovviamente questo riguardava soprattutto le attività produttive che più inquinavano, che ne so, concerie, tintorie. Sì. Però c'è da dire che, lo sappiamo benissimo, il fatto che questi ordini continuino a comparire vuol dire che probabilmente non venivano mai eseguiti davvero, almeno non del tutto. Sì, esattamente. E infatti ci metteranno un po' a essere allontanati dal centro urbano. Per niente, saranno anche questo una delle cause delle epidemie. Nei periodi di alta, diciamo, intolleranza da parte dei comuni, ma anche delle varie città, ad esempio Parigi metterà all'agonia chi buttava rifiuti per le strade o comunque anche nelle acque addirittura della Senna. Addirittura c'era l'impiccagione, perché... Quindi una situazione che stava rapidamente collassando e bisognava ovviamente cercare di scongiurare il rischio che questa cosa aumentasse con delle pene severissime. Sì. Va bene, ma cioè, noi lo sappiamo, l'uomo medievale è un uomo pratico, un uomo che deve sopravvivere. C'è qualcuno che è riuscito a creare del business su questa cosa dei rifiuti? Spesso si dice che dietro i rifiuti c'è un business enorme, ma nel Medioevo si faceva business sui rifiuti?
Ci sono stati casi di appunto alcuni che sono riusciti a fare business, in particolare nella vendita del letame ai contadini. Ah, cioè riciclavano gli scarti, diciamo, gli scarti urbani come, come diciamo, concime per i contadini. Sì, oppure nella, diciamo, prendevano la cenere dei vari, dei vari focolai e le rivendevano per il lavaggio dei panni di lana. E insomma, si è riuscito a creare del business dei rifiuti fin dal Medioevo. Sì. Forse dovremmo in realtà prendere più esempio da loro e, diciamo, replicare questo modo di fare. Insomma, certamente. Medioevo stile di vita. Va bene, allora, direi che per oggi è tutto. Noi vi diamo, se la questione vi è incuriosito, vi diamo un paio di titoli da cui cominciare per approfondire. Citiamo l'articolo, come si chiamava l'articolo? Un mondo di sporcaccioni. Sì, che è stato pubblicato nella rivista Medioevo in un numero del 2015. Comunque trovate i riferimenti nella descrizione. Sì. Oppure dal libro di Ercole Sori, La città e i rifiuti, dal Medioevo al Novecento. Sì. In più, se riusciamo, vediamo di mettervi qualche esempio che si può rintracciare online facilmente degli statuti cittadini per la gestione dei rifiuti nel Medioevo. Detto questo, vi invitiamo a lasciarci un commento e a dirvi se vi è piaciuto il video e a iscrivervi per vederci la prossima volta. Alla prossima, ciao. Salute.